Le premiazioni del sesto Memorial Davide Oliva che si è appena svolto. E io comincerei dalla mini podistica che invece si è svolta stamattina e i bambini stanno aspettando. Comincio dalla categoria nati nel 2009. Premiamo i primi classificati che sono Rocco Manuela e Tedesco Raffaele. Premia Padre Salvatore Mancini. Sul podio. Non ci sono, andiamo avanti con la categoria B nati nel 2008, premiamo Falabella Raul Antonio, premia sempre padre Salvatore Mancini. Andiamo avanti con la categoria C 2007, primo classificato Rocco Antonio, prima classificata Massetti Chiara. Categoria D 2006, prima classificata Martorano Maria Maddalena. Vai con la prossima. Categoria E 2005, prima classificata la Banca Chiara. Categoria G, nati nel 2003, primo classificato Manzolillo Giulio, ritira la medaglia in Epifani. Per la categoria H, nati nel 2002, primo classificato Epifania Enea e prima classificata la Banca Maria Nives. Padre Salvatore, a foto! Ma lui era Giulio prima! Era Giulio! Bosi! Allora, abbiamo il primo classificato della categoria A, nati nel 2009, Tedesco Raffaele. Adesso passiamo alle premiazioni della gara assoluta. Ok, categoria M65 maschile, primo classificato Adriatico Giuseppe. Bravo. Podistica Amatori Potenza, premia Anna Camaldo del gruppo Giovani Aristrado Negro. Come si è cambiato?
premiato Angelica Giammarino. Categoria M60 maschili. Terzo classificato di Stefano Vito, Podistica Fernandina. Secondo classificato Romaniello Domenico, Podistica Amatori Potenza. Primo classificato Di Nardi Pietro, Podistica Policoro. Premio al vicepresidente del gruppo sportivo di Lago Negro e Maurizio Epifani. Seri Mauri, serio. Alla prossima, ciao. Allora, categoria M55 maschili, terzo classificato Sabatella Giuseppe, Podistica Brienza. Secondo classificato Magnanimo Giuseppe, Aves Lago Negro. Primo classificato Colucci Emanuele, Podistica Potenza. Premia Gaetano Maiorino del gruppo sportivo Aris. Quello là, facete mettere la bottiglia a mano a chi? Che dispiacere le bottiglie là. Fatta la foto, la foto. Aspetta. Categoria M50 femminile. Seconda classificata Alaggio Angela, Amatori Lauria. Prima classificata Sergio Porzia Adelaide. Premio Nicola Giammarino del gruppo sportivo Aristadone. Però Petro, è malata Angela, vicino camminato. No, poi è malata Angela, non preoccupare, arriva la bottiglia. Non approfittiamo, Voglio! Nico, la foto, niente. Brava Rossella! Brava! Nico, è foto, fermati! Ma ha fatto Categoria M50 maschile. Terzo classificato Lentini Domenico, Amatori Lauria. Secondo classificato Gianni Antonio, Podistica Fernandina. Zamia. Scusate, non sapevo l'accento. Primo classificato Mileo Francesco, Corele Pollino. Premio al vice sindaco Giuseppe De Simone. Nome è bravo. Beh, dopo non dire che fa apro. Allora, il vice sindaco ci vuole portare il saluto dell'amministrazione comunale. Buonasera a tutti, saluto tutti insieme al sindaco occupato in un'altra manifestazione e a tutta l'amministrazione comunale. Saluto la famiglia Oliva per questo sesto memoriale di Davide e devo fare per ultimo un applauso al gruppo Aris per come organizza questa manifestazione, per l'impegno morale e sociale, veramente sia per questa e per tante altre manifestazioni che si sono svolte per la perdita dei nostri giovani. Tragicamente voglio dire ancora una cosa, che oltre al ricordo che ha nominato Nicola durante la maratona, nel pensiero portiamoci nel cuore tutti questi giovani che ci hanno lasciato in questi anni alla Loreto. Grazie. Andiamo
andiamo avanti con la categoria M45 femminile. Prima classificata, Pace Stefania, podistica Policoro. Premio il presidente della Socce, Domenico Fortunato. Non c'è, allora premio il vicepresidente del gruppo sportivo, Maurizio Epifani. Categoria M45 maschili, terzo classificato De Luca Francesco, Amatori Potenza, secondo classificato Figundio Antonio, Correre Collino, primo classificato Collazzo Felice, Podistica Brienza. Premia il presidente dell'Avis sezione Nino Caputi, Lino Rocco. Ma no, non ci questa già tenne su pigiare, già tenne su pigiare. Categoria M40 femminile, prima classificata Ielpo Ornella, Amatori Paulina. Premia il membro del gruppo giovani Lucia Mitidieri. Categoria M40 maschile, terzo classificato Collazzo Antonio, Podistica Brienza, secondo classificato Martorano Raffaele, Amatori Lauria, primo classificato Di Vito Leonardo, Podistica Brienza. Premia il presidente del gruppo sportivo Avis Lago Negro, Giuseppe Lisi. C'è un premio speciale prima della foto, il premio a Martorano Raffaele dal gruppo sportivo Avis Lago Negro, quindi premia Giuseppe Lisio per l'ottima prestazione ottenuta ai campionati del mondo della 100 km e per l'esempio che ha presentato che vivono la pratica sportiva come momento di confronto leale e di aggregazione sociale. Grazie. Buonasera a tutti quanti, ringrazio gli amici di cuore dell'Avis, un riconoscimento che accetto veramente di gran gioia. Vi ringrazio, io sono iscritto con l'Amatori, ma sapete benissimo che sono di Lago Negro, sono nato a Lago Negro solo per una questione di organizzazione, niente più. Ancora grazie a tutti per l'incoraggiamento e buonasera a tutti. No, io è romano. Categoria M35 maschili, secondo classificato Martorano Michele, primo classificato Laviano Vincenzo, Podistica Amatori Potenza, Michele dell'Amatori Lauria. Premio Padre Salvatore Mancini. Thank you.
Categoria amatori maschili, terzo classificato, buono Alberto, amatori Potenza. Secondo classificato, Ricciardi Arturo, Podisti Brienza. Primo classificato, Sabatella Stefano, Podisti Brienza. Premio al vice sindaco Giuseppe De Simone. Per l'unica categoria, allievi juniores, promesse e senior. Terzo classificato, Limongi Pietro, Club Atletico Lauria. Secondo classificato, Bruno Marco, Correre Pollino. Primo classificato, Carlo Magno Maurizio, Correre Pollino. Premia il presidente dell'Avis comunale Nino Caputi, Nicola Rocco. Adesso arriviamo al momento più importante, premiamo la prima classificata della gara assoluta, Mitidieri Lucia dell'Avis Lago Negro, premia Massimiliano Oliva. Buonasera a tutti, ringrazio veramente il gruppo Avis che in questi anni si è adoperato tanto per questa manifestazione. Siamo arrivati al sesto anno consecutivo e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Lago Negro e tutti i partecipanti, tutti i ragazzi che con voglia partecipano a questa manifestazione. Faccio loro i miei migliori auguri. Buonasera a tutti. Allora, richiamo Lucia Mitidieri sul podio per il cesto. Andiamo a Massimiliano. Adesso il primo classificato assoluto della gara, Viggiano Matteo dell'Avis Lago Negro, premia Anna Oliva. Trofeo Francesco. Premio, una targa ricordo al Comitato Festa di San Giuseppe per aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Dal gruppo sportivo Avis di Lago Negro premia il presidente della sezione Nino Caputi di Lago Negro, Nicola Rocco. Grazie.
condotto brillantemente questa serata, incominciata stamattina con la mini podistica. Il nostro grazie va alla famiglia Oliva, perché veramente ci dà la possibilità di ricordare Davide. Davide era un atleta del gruppo sportivo, era un donatore di sangue, lo abbiamo perso nel 2003, era troppo giovane per lasciarci, ma con questa manifestazione resterà, come dicevo prima, per anni nei nostri cuori, come resteranno nei nostri cuori tanti altri amici che ci hanno lasciato prematuramente. Ti ricordo, 1 luglio al Rotale di Rivello, la prima Coppa Franco Vigorito, che anche lui, atleta e donatore dell'Avis, ci ha lasciato il 1 luglio del 2011. Ringrazio tutti gli amici dell'Avis che a titolo gratuito, volontario, profondono il loro impegno affinché questa associazione, che quest'anno festeggia i 30 anni di vita, difatti è stata fondata nel 1982, ha raggiunto le 1032 donazioni di sangue, diventando un riferimento a livello regionale. I nostri ammalati nei nostri ospedali non devono più mendicare il sangue, ce l'hanno, è pronto, e quindi noi siamo ben lieti di garantire a loro la salute, che è il bene più prezioso. Quindi un grazie di cuore a tutti gli amici dell'Avis, perché con la loro abnegazione, con il loro spirito di sacrificio permettono tutto ciò. Un grazie all'amministrazione comunale che ci affianca sempre nell'organizzazione di queste manifestazioni, alla protezione civile, ai carabinieri, alla polizia municipale, al comitato festa di San Giuseppe, e vorrei ricordare una persona anche lui scomparsa purtroppo, Michele Calabria, che è stato il promotore di questa iniziativa. Da lui nacque questa eccezionale idea. Un grazie a Michele e alla sua famiglia. Voglio ringraziare l'amico Mario Lamboglia dell'Eco di Basilicata, che non si perde una manifestazione dell'Avis. Ogni volta che lo chiamo risponde sempre presente. Un grazie di cuore a Mario e a tutti gli organismi di stampa, mass media, che vorranno pubblicizzare queste manifestazioni, perché l'obiettivo ultimo di queste manifestazioni è promuovere l'Avis e promuovere la donazione del sangue attraverso la pratica sportiva. E un grazie ai nostri giovani che si stanno facendo onore a livello nazionale. Stasera abbiamo visto Matteo e Lucia, che sono nelle loro categorie delle promesse del mezzofondo italiano, ma abbiamo tanti altri giovani che si stanno avvicinando allo sport, sempre nello spirito di promuovere la cultura della donazione e della solidarietà tra i popoli. Grazie a tutti, e un ringraziamento speciale, perché è il primo anno che ci fa compagnia in questo meraviglioso viaggio, a padre Salvatore Mancino. Padre Nello, padre Alberto, vabbè, tutti i suoi discepoli, perché poverini, padre Roberto è stato un lapsus, padre Salvatore, padre Raffaele, vabbè, perché sono tutti i suoi discepoli, purtroppo lo devono sopportare. Padre Salvatore, siamo per riaggiornare. Gaetano Maiorino il sacrestano, non esageriamo. E ci scusiamo se durante la celebrazione, al momento dell'Eucaristia, è partito un ti amo di Umberto Tozzi, ma era voluto, perché tutti amiamo e amiamo il Signore, padre Salvatore, ce ne perdono. Grazie a tutti gli amici che sono venuti da fuori. Prima ho dimenticato di citare Brienza, gli amici di Brienza, e l'arrivederci è al 24 giugno al Lago Laudemio per il secondo trofeo Lago Laudemio, e il 1 luglio al Rotale in località di Rivello, e poi la classica Coppa Avis che si svolgerà il 13 agosto, ma questa è una manifestazione internazionale, una kermesse che porterà campioni di livello internazionale al Lago Negro ed è intitolata a Claudio Labanga. Quest'anno ricorre la 25esima edizione. Grazie a tutti e buona serata. Va bene, bella buona. Ciao Mario, dice sindaco, ci vediamo mercoledì. Lascio qualcosa di più dalla mia parte.
Ogni...